Buongiorno a tutti, oggi faremo un piccolo lavoretto per Halloween per i bambini e con i bambini. L'occorrente sarà rotolini di carta igienica, tempera bianca e nera, pennello bianchetto, pennarelli neri. Io ho la gomma Eva, ma potete benissimo adoperare il cartoncino nero. Procediamo con il pitturare tutto il nostro corpicino del nostro vampiro pipistrello. Una volta terminato il lavoro, bisognerà lasciarla asciugare, perché dovremo per l'appunto disegnarci gli occhietti e una boccuccia. Nel frattempo che si asciuga, noi disegniamo le alucce. In questo caso lo farò a mano libera perché ho la gomma Eva, ma se è cartoncino potete benissimo stamparvi una sagoma. Piego in due il foglio e ritaglio la luccia. Ecco le nostre luci. Adesso procediamo a fare la base. Fungerà da tappo perché noi metteremo dentro i dolcetti. Disegniamo delle sagome rotonde e poi andiamo a ritagliarli. Possiamo incollarli con colla vinilica, con le stick, colla a caldo e anche colla a presa rapida, ma se lo fate con i bambini fate con la colla vinilica e lasciate il tempo per asciugare, prendetevi tutto il tempo insomma. Ecco fatto, la base è pronta. E lasciamola asciugare. Sagomiamo il nostro rotolino dando la forma appunto di orecchiette tipo cornine ai lati. Sarà praticamente una scatolina chiusa. Disegniamo degli occhietti buffi, una boccuccia con i dentini da vampiro. Disegnerò la sagoma con l'uniposca bianco, il pennarello bianco. Lo rifinirò sia con la tempera che con il bianchetto. Ed ecco qui i nostri dentini acuminati. Una volta disegnato il faccino, lasciamo asciugare. Benissimo, ora procediamo ad incollare le alucce. Questo sarà un bel regalino per i bimbi perché
verranno riempiti di dolcetti e verranno donati la sera di Halloween, quando faranno dolcetto e scherzetto. E niente, allora vi auguro un felice Halloween con la vostra famiglia e i vostri bimbi soprattutto, che possiate divertirvi. E niente, un bacione, alla prossima!